Roberto Lamura di Matrix è con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, devi sapere che Roberto ha fatto una prestazione da Guinness dei primati perché è sbarcato, si è infilato nelle zone della sofferenza e ieri ha fatto delle corrispondenze veramente da mettere i brividi nella Sì. pelle. Roberto, volevo chiederti subito una cosa che ovviamente mi ha colpito. Cioè, in tutti i tuoi servizi, in tutti i tuoi racconti, c'è una compostezza, ma anche proprio quasi un pudore nel lutto, nel momento della sofferenza, che è impressionante. Oppure è un'immagine falsata? No, no, hai colto una cifra che, specie in queste circostanze, come dire, è quasi d'obbligo, perché in queste sono situazioni ovviamente dove la distruzione è sotto gli occhi di tutti, il dolore è sotto gli occhi di tutti e soprattutto è una forma di rispetto nei confronti di chi, come questa gente e la Sardegna, i sardi in particolare, si sono rimboccati immediatamente le maniche per ricostruire e per ricominciare. Quindi quello che tu hai colto l'ho soltanto, come dire, è stato l'ho trasferito, insomma, ho riportato anche un po' lo spirito di queste persone. Noi ieri sera, girando per questa città spettrale, perché c'erano metà della città, alcune zone come il quartiere San Nicola, che erano completamente immersi nel buio, con abitazioni andate distrutte, sfollate, le auto ancora così lasciate in mezzo alla strada, come l'acqua e l'ondata di piena le aveva trasportate. Vedevamo di tanto in tanto dei punti di luce, delle piccole luci, erano gli appartamenti, quelli più in alto, che erano stati toccati e che le famiglie hanno voluto, dove le famiglie hanno voluto rimanere per come dire, continuare a vivere, continuare a in qualche modo nella loro apparente normalità, oppure di chi non ha voluto abbandonare l'appartamento perché alla sciagura e al dolore si è aggiunto anche il disgustoso fenomeno dello sciacallaggio. Ieri abbiamo visto, a parte abbiamo raccolto tante denunce di gente arrabbiata, insomma, che ha visto portare via sotto gli occhi quel poco che era rimasto da parte di balordi, di disperati, eccetera. Poi, insomma, decine le pattuglie delle varie forze dell'ordine che facevano le ronde, a cui sono aggiunti anche i singoli, come dire, cittadini, no? Si sono organizzati da soli, per cui ogni 2 ore il condominio, no? Si sono divise le ore della notte e a turno con l'auto facevano le ronde intorno al quartiere o alle case per tenere la situazione sotto controllo. Oggi si Roberto, ricomincia. Prego. no, oggi si ricomincia. No, oggi si ricomincia, anzi in realtà molti non sono mai andati a dormire, abbiamo incontrato persone che per tutta la notte hanno continuato a svuotare gli scantinati, i garage con le idrovore, ma già dalle prime luci dell'alba abbiamo visto, insomma, gente già all'opera, continuare a svuotare le case, i garage, insomma, dalla distruzione, insomma, dal fango e ancora da quel poco che è rimasto, insomma, a portarlo via. Che immagine hai dei soccorsi per coloro che sono sfollati? Cioè, c'è gente che ha dormito in rifugi d'emergenza, ma grosso modo mi pare di capire che il grosso delle persone è stato messo al caldo, in sicurezza, ospitato, c'è stata la catena della solidarietà. C'è stata una, come dire, imponente catena di solidarietà che in particolare qui in Sardegna sarà appunto per lo stato di insularità, eccetera. Insomma, i sardi si aiutano tra loro e lo fanno come possono e quindi ognuno ha messo a disposizione quello che aveva, poco o grande che sia. Per cui tutti i sfollati, che ricordiamo a Olbia, sono diverse centinaia di persone, di famiglie, quindi di persone, di bambini, inclusi bambini e anziani, hanno trovato negli alberghi che per fortuna a Olbia non mancano in questa stagione, insomma, sono quasi tutti, insomma, vuoti, quindi disponibili ad accogliere queste persone, altri hanno trovato ospitalità o da amici o da parenti. No, non abbiamo visto, a differenza di altre situazioni, di altri momenti, disgrazie come queste, le famose palestre o scuole trasformate in mega dormitori. Dormitori. E l'altra cosa ti volevo chiedere perché sentivo che ovviamente
molta rabbia, molta preoccupazione è per il futuro. Ieri il presidente Cappellacci ha detto che 20 milioni di euro sono poco, un'inezia e scompariranno subito. Tu hai avuto l'impressione che già si stanno facendo i conti di quello che costerà ricostruire? È una piccola goccia nel mare, Luca, perché metà di questa città, interi quartieri sono andati completamente distrutti. Bisogna ricostruirli quasi ex novo, se non altro, se uno tiene conto soltanto i danni alle abitazioni civili che sono stati riportati. Quindi questa somma, come spesso è accaduto in altri eventi catastrofici, servirà soltanto a, diciamo, sgomberare dalle macerie, ripulire e mettere in sicurezza. La ricostruzione è un capitolo a parte, come ben sai, purtroppo sono capitoli costosi e in alcuni casi anche insomma, molto, molto lunghi, si allungano nel tempo. Vorrei soltanto dire una cosa, Luca, ricollegandomi un po' allo spirito della puntata di ieri, dove è emersa la forte denuncia anche da parte del direttore del quotidiano l'Unione Unione Sarda. Sarda. Esatto, che non è un caso che questi quartieri sono stati sommersi dall'acqua, perché intorno a questi quartieri scorrono dei canali, dei piccoli fiumi, dei canali che quando sono, diciamo, a riposo sono assolutamente innocui, sembrano quasi, come dire, Dei appunto, fiumiciotti. innocenti, ma con piogge abbondanti, come il fenomeno che si è verificato, lo ricordiamo, 450 mm in 24 ore, cioè la quantità di pioggia che cade in 6 mesi, l'acqua che si è raccolta dalle montagne intorno e che è stata convogliata in questi canali, li ha fatti esplodere, arrivando poi in città la massa d'acqua, la velocità, la massa d'acqua, incontrando gli inevitabili ostacoli, ha rotto gli argini e ha invaso completamente i quartieri, le case, e si è aggiunto un altro fenomeno, che è quello dello scirocco che soffiava appunto 2 giorni fa, che ha fatto alzare in mare e che ha impedito che quest'acqua venisse in qualche modo assorbita, si scaricasse a mare, insomma. Per cui c'è stata una componente di eventi che ha creato questa catastrofe. Ma intorno a questi quartieri, come dire, è stato costruito un reticolo di canali. Quindi, i canali erano preesistenti, i quartieri no, questo vuol dire che i quartieri sono stati costruiti sapendo il rischio che correvano. Insomma. Ci sono anche nuovi quartieri con una zona d'ospedale nuova, dove ci sono 2 bei canali che sono tracimati anche loro, e sono interi condomini nuovissimi costruiti a poche decine di metri. Che poi, Senti, vai vai Luca, poi, vai. No, 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 vai. no, una considerazione a prescindere poi dalle, c'è cioè una, sono delle cifre oggi anche sulla stampa, prima parlavamo di ricostruzione, a prescindere poi dalle vittime che sono tantissime, tra morti, feriti e dispersi nelle varie tragedie che si sono succedute, prima diceva Roberto che servono tanti cioè che la gestione dell'emergenza è un fatto, e di questo Letta ha parlato. Per la ricostruzione parliamo di altre cifre. La cifra che viene indicata è di 40 miliardi di euro per la messa in sicurezza di tutto il territorio in Italia. Però, se pensiamo che negli ultimi 60 anni il costo complessivo dei danni per frane e inondazioni è stato di 61,5 miliardi, fa capire come poi a lungo termine, anche dal punto di vista economico, spendere qualcosa per mettere in sicurezza il territorio significherebbe anche risparmiare nel futuro per avere appunto costi molto minori per quello che riguarda i danni. Ricordiamo che invece la cifra della quale parliamo per il dissesto idrogeologico è di 180 milioni, quello che servirebbe 40 miliardi. Questo solo per farvi analizzare qualche cifra, Luca. Sì, mi sembrava ottimo. No, volevo chiedere a Roberto qual è la storia più bella che gli è passata davanti agli occhi, che l'ha colpito, fra le tante che ha visto ieri, fra le tante persone che ha intervistato. Ma guarda, sono storie di solidarietà umana, ma storie di solidarietà concreta, cioè persone, ecco, mi raccontava Fabrizio, che poi abbiamo anche portato in diretta ieri sera, gestore di un ristorante aperto Del soltanto da ristorante 5 mesi, appena inaugurato. appena inaugurato 5 mesi, poi abbiamo visitato all'interno i locali e loro in meno di 24 ore l'hanno riportato quasi allo stato precedente dell'alluvione, però ovviamente i danni sono ingenti, che
ha avuto, diciamo, offerte di solidarietà, di manodopera da tutta la Sardegna e dagli amici, insomma, nel continente, come dicono da queste parti, quando ho saputo della tragedia che li ha colpiti, e nel suo caso in particolare. Per cui mi diceva, fino a ieri sera aveva, non so, 36 messaggi non letti ancora, persone che si erano messe a disposizione, che volevano venire, prendere il primo volo, il primo traghetto per venire in Sardegna e aiutarlo, insomma, a liberare i locali dal fango e dai detriti. Insomma, questa è una grande gara di solidarietà. Il racconto invece ci ha fatto un'altra persona, ecco, questo purtroppo con una vicenda finita male, la storia che ha molto colpito qui della questa mamma e della bambina, della figlia di soli 2 anni che sono rimaste intrappolate nella loro smart e portate via dalla furia dell'acqua, dove c'è stata diverse persone, l'intero stabile, che hanno cercato in qualche modo di strappare alla morte, a questa tragica morte, questa mamma e questa povera creatura, ma che alla fine la furia dell'acqua glielo ha impedito. Quindi potete soltanto immaginare la tragedia, non solo delle vittime, ma anche di queste persone che sono rimaste quasi impossibilitate, quindi hanno visto questa morte sotto gli occhi. E nonostante tutto, insomma, ecco, il tentativo estremo fino all'ultimo momento, istante utile per tenerle e strapparle via da questa tragedia. Insomma, gente molto, molto, con un grande orgoglio, grande spirito di solidarietà concreta, ma anche molto arrabbiata. Abbiamo incontrato perché persone. Qual è il motivo principale dell'arrabbiatura dei soccorsi? Questo fenomeno, questa tragedia, era una tragedia di queste proporzioni, non si era mai verificata, ma ci sono stati episodi precedenti. Molti ci hanno raccontato che hanno avuto le case allagate qui e che, nonostante, ecco, anche quello che si è denunciato ieri durante la trasmissione, i vari tentativi di messa in sicurezza, i fondi stanziati, eccetera, eccetera, purtroppo non si è potuto evitare che non solo risuccedesse, ma questo non si può impedire perché l'estremizzazione del clima è un dato di fatto, ma si può in qualche modo impedire che ci siano delle vittime, arginare e limitare i danni con interventi oculati. Questo non è stato, quindi la gente in qualche modo ha visto portare via tutto, i sacrifici di anni, in qualche modo, insomma, punta il dito contro quello che è stato fatto o non è stato fatto, è stato fatto male dagli amministratori locali. E peraltro l'ultimo alluvione, non così forte ma molto forte, ci fu nel Cagliaritano nel 2008 e proprio ieri si è aperto al Tribunale di Cagliari si è aperto il processo per quella che sembra una coincidenza diabolica a rispondere di quella tragedia. Sono stati chiamati a Capoterra, dove costruirono addirittura nel greto di un fiume. Sì, ma è una zona è la classica zona rossa, io l'ho visitata. E prima ancora del 2008, qualche anno prima, quella zona era stata funestata da un'altra alluvione, perché intorno a Capoterra ci sono dei monti, e Capoterra sorge buona parte delle abitazioni nel letto dello scorrimento naturale di queste acque. Quindi ogni volta che piove, e piove in maniera abbondante, inevitabilmente l'acqua spazza via tutto ciò che incontra nel suo cammino, e quella era un'altra tragedia annunciata, e ci sono stati danni anche questa volta lì, non ci sono state le vittime, ma ci sono stati danni pesanti anche a Capoterra. Ma lo stesso discorso vale qui a Olbia. Abbiamo visitato case, abitazioni qui a ridosso del quartiere San Nicola, costruiti a ridosso del letto dei torrenti, dei canali, concessioni date negli anni passati, negli anni 60, negli anni 70. Di che periodo sono? Quindi negli anni 60 e 70 parliamo di vecchie abitazioni, quindi di concessioni datate, ma allora erano quasi abusive queste abitazioni, poi si sono condonate. E oggi eccole lì che sorgono praticamente su una zona minata, su una bomba. Bomba orologeria, come tante poi in questo paese. Nel 2008 morirono in 4. Sempre a proposito di numeri che fanno riflettere e fanno pensare, è morto sempre nella giornata di ieri Rinaldo Turpini, che fu sindaco Democrazia Cristiana di Rapallo dal 56 al 70, che è diventato famoso per la cosiddetta
rapallizzazione, che adesso è un termine entrato anche nel vocabolario italiano per indicare l'urbanizzazione indiscriminata, quindi insomma una sorta di, anche questo di monito se si pensa poi alla data nella quale appunto è scomparso Turpini, che fa riflettere su come Fatte appunto questo può storie che si essere. ripercorrono. Bene, ringraziamo Grazie Roberto che Roberto. veramente sta facendo servizio pubblico. Eh? Grazie, grazie Roberto Grazie Lamura della squadra a voi. Grazie a di voi, buona continuazione. Ciao. Matrix. Luca, peraltro, a proposito di questo, di urbanizzazione indiscriminata, pensa che ogni 5 mesi in Italia viene cementificata una superficie pari al comune di Napoli. Questo è il dato che evidentemente mette in evidenza la responsabilità anche dell'uomo, anzi soprattutto forse per queste catastrofi, anche in base a quello che dicevi tu, cioè dove non c'erano costruzioni, l'acqua è il modo per sfogare, l'ha trovata. Eh Comunque. sì.